Fussa Lucendo, il titolo di questo documentario a proposito di Carlo Levi, è una citazione di Varrone che era lucus a non lucendo, quindi il luogo o il bosco attraverso cui non passa la luce. Il film si è intitolato per anni, perché questo è un progetto che è nato. Le prime immagini sono dell'agosto del 2015, quindi un progetto lungo. Si è sempre intitolato I Fuoriusciti, fino a un mese dal festival. Avevamo bisogno di un titolo più incisivo, più forte, più universale, nemmeno al plurale, i fuoriusciti, il fuoriuscito non funzionava nemmeno. Quindi Alessandra, trovando questa citazione, dentro Cristo si è fermato Eboli, quindi direttamente Carlo riprende Varrone, ha proposto Lucus a non lucendo e Stefano Levi della Torre, interpellato, certificando una vera opera collettiva, ha proposto di togliere la negazione, e quindi è diventato Lucus a lucendo, quindi il luogo, il bosco attraverso cui la luce passa, quindi è la luce della conoscenza. Diciamo che è un antidoto anche all'oscurantismo, mi piace questo termine, un po' portoghese, spagnolo, franchista, salazarista. Quindi è come se il documentario per noi fosse un'illuminazione sul presente attraverso una tripla citazione stratificata, quindi insomma un'operazione abbastanza complessa. Il latino lo universalizza. E mi piace dire che comunque uno direbbe il latino con la cultura ebraica, che cosa? I Levi sono a Roma da alcuni secoli prima di Cristo, è una popolazione ebraica che era già a Roma, che si era spostata, quindi c'è una forte compenetrazione tra, diciamo, a parte la Bibbia, che è il luogo dove si uniscono cristianesimo e ebraismo. E quindi è possibile associare alla cultura ebraica una citazione latina. Il nostro film è un film su quello che rimane di Carlo Levi nella contemporaneità. Ovviamente noi per costruirlo abbiamo dovuto studiare moltissimo i temi del Novecento che ha toccato Carlo Levi, però non abbiamo mai avuto intenzione di fare un film biografico, anche il titolo si allontana da questa vocazione biografica. È sicuramente un film storico, però la storia è letta attraverso alcuni temi di cui si è occupato Carlo Levi e le geografie che lui ha incontrato col suo impegno pittorico, letterario e politico. Noi abbiamo tentato di recuperare i simboli di questo impegno e di leggerli attraverso l'intellettuale di oggi e attraverso noi che siamo presenti nel documentario, io sono anche in scena, insieme a Stefano Levi. Quindi è una rilettura dei simboli della vita di Carlo Levi e sicuramente non è un film strettamente su Carlo Levi. Per noi, come dire, superare il biografico è stato nemmeno una scelta, nel senso che e non era lasciare, come dire, tutti conoscono Carlo Levi, dobbiamo dire qualcosa di più alternativo. Non era questo il motivo. Il motivo era cercare. La parola inglese sarebbe legacy, cioè quello è difficile, forse non c'è in italiano, cioè quello che rimane, legacy, L'eredità, eredità, ma eredità non eredità è. culturale, simbolica, il lascito. Lascito, ecco, il lascito di Carlo Levi a livello quasi di permanenza, di immanenza, il paesaggio a Torino, in Francia, in Stefano Levi, in lei, attraverso l'archivio. Quindi era una missione anche più difficile. Più difficile, però, che rendeva quest'opera più autonoma, cioè la rendeva un'opera d'arte a sé stante e non un film su Carlo Levi biografico televisivo, perché non soltanto perché siamo autori, ma anche nel rispetto di Carlo Levi, perché non perché un artista deve fare un lavoro su un altro artista e allora per forza deve far vedere che c'è anche lui, c'è un equilibrio tra queste due cose.
c'è un rispetto, ma se Carlo Levi è stato un grande rivoluzionario che ha pensato proprio così alla liberazione delle classi subalterne e anche alla liberazione del pensiero, un grande antifascista, un senatore del PC, da indipendente, ma un partigiano intellettuale, un grande scrittore, una persona della comunità ebraica di estrema sinistra, anche se di una grande famiglia borghese, quindi cioè, comunque una persona che ha rappresentato tante anime della sinistra del Novecento, per noi, no, anche noi dovevamo essere qualcosa, se no saremmo stati così degli agiografi o degli esegeti o dei giornalisti o dei piccoli documentaristi, invece noi abbiamo voluto fare un passo grazie a lui. Sì, da un punto di vista proprio strettamente cinematografico, riflettendo molto su quello che stiamo seguendo nel cinema documentario negli ultimi anni e che Enrico porta avanti da molto tempo, questo è il mio primo film, seguo il lavoro di Enrico da diversi anni e abbiamo cominciato a fare questo lavoro insieme nel 2015, in realtà non ci sembra che il documentario oggi stia sperimentando, recuperando. Cioè, secondo noi il documentario biografico può essere solo non tradizionale, perché un documentario con vocazione divulgativa, didascalica, secondo noi è meno utile. Per la mia esperienza è più utile leggere un saggio o leggere una biografia. Il documentario secondo noi è un genere in cui si sta fortemente sperimentando con tutte le vocazioni poi specifiche e quindi non abbiamo voluto fare un documentario biografico. Il fatto di riprendere un grande protagonista del Novecento inserendo anche un personaggio giovane come il mio fa intendere per noi che il film possa parlare a tutta la nostra generazione pur non conoscendo dei dati specifici della vita di Carlo. Caucaso è una cooperativa che è nata nel 2004 come collettivo e poi si è sviluppata come associazione culturale, oggi è una spin-off dell'Università di Bologna per la produzione di documentario scientifico di ricerca ed è anche una startup innovativa riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. E io sono il fondatore, Caucaso di fatto è un collettivo d'arte e quando noi abbiamo prodotto due film in questi tre anni, quest'anno sono usciti due film di Caucaso, entrambi impegnati, non abbiamo risposto completamente alla prima domanda. Il primo è sui migranti, un film molto duro che è uscito a marzo, presentato anche in molti festival a livello internazionale e quindi per noi questo è un anno un po' singolare, perché due lungometraggi in un anno. Lei è stata assistente alla regia di Shelter e poi insieme abbiamo curato Levi. Quindi in questi tre anni noi abbiamo prodotto due lungometraggi, poi abbiamo fatto anche altre cose, però quindi è stato molto duro, siamo molto provati. Però, come dire, entrambi i film sono realizzati insieme all'Istituto Luce, quindi Caucaso lentamente si è affiancata a un partner molto importante e si è affiancata in una maniera, io proprio direi, anche di amicizia, di collaborazione, lentamente, poi facendo due progetti. La post-produzione di un film è stata fatta tutta dentro Luce, la post-produzione del suono di Levi è stato fatto dentro all'Istituto Luce, Cinecittà. Abbiamo vinto i bandi della Regione Piemonte, sia sviluppo che produzione. C'è una coproduzione con un'altra casa italiana, Domus, del Sud, che ci ha aiutato nella logistica con il Sud. E ci sono 7 archivi coinvolti, quindi anche solo la gestione dei rapporti con gli archivi, archivi anche internazionali e nazionali, e, è stata molto, molto impegnativa. Cioè, io credo di aver lavorato anche molte volte sulle 60 ore, 65 ore a settimana. Con un team di una decina di persone fisse, poi la partecipazione al film forse sono 50-60 persone, però un gruppo di assistenti fisso, ci sono due assistenti alla regia, ci sono due produttori, tipo un documentario italiano,
due registi, ci sono 7 stesure di trattamento consegnate al Ministero, alle regioni, alla RAI, e quindi perché ci sono 20 istituzioni coinvolte, tra cui le Einaudi, gli Uffizi, il Distoreto di Torino, non faccio tutto l'elenco perché veramente archivi di Stato consultati, ed era da un lato obbligatorio, perché cioè, Carlo è questo, Carlo è una persona che ha vissuto in questi 7 luoghi e in ognuno di questi luoghi ha lasciato memorie personali, familiari, intime, ma anche pubbliche, e quindi Carlo e Roma, Carlo e Torino, Carlo e Firenze, Carlo e Aliano, Carlo e Alassio, Carlo e Parigi, vuol dire anche allacci istituzionali, obbligatori. E quindi anche questo è stato insomma impegnativo. Speriamo che possa ritornare tutta questa fatica da un punto di vista distributivo di disseminazione. Il film avrà una distribuzione. Però per noi il film è, come dire, è veramente un documentario importante per la cultura italiana, senza pensare che sia più importante di altri, basta che sia importante lui, cioè come gli altri. È un documentario molto difficile, credo che si veda questa fatica che abbiamo, cioè che si sente anche questa complessità, e quindi è stato un'avventura meravigliosa. Siamo oggi che finisce il festival, così ti spiace anche che il film adesso sia orfano di noi, ma in realtà adesso parte una nuova stagione, la stagione in cui il film deve parlare al mondo. Sì, abbiamo cominciato questo percorso io ed Enrico da soli inizialmente, e con un'osservazione, diciamo, di antropologia visuale sul paesaggio, sull'Italia interna, e poi questo interesse ovviamente ha rintracciato l'eredità di Carlo Levi e ha coinvolto tutte le altre persone, innanzitutto della produzione, ma poi anche per conoscere, cioè dominare tutto quello che era stato nella vita di Carlo Levi, abbiamo dovuto studiare moltissimo, anche per prenderci la libertà di poterne non parlare, di poter non parlare dei dati della sua vita e degli incontri. Abbiamo dovuto studiare moltissimo. Una parte di questo materiale d'archivio è direttamente finita nel film in forma visuale, ci sono anche alcune immagini ferme, delle fotografie, e in realtà gli archivi coinvolti sono molto di più di quelli che si vedono, perché alcuni sono archivi in cui abbiamo fatto veramente ricerca archivistica, bibliografica, di documenti. E per quanto riguarda la complessità dei luoghi, Le realtà familiari, istituzionali, museali di questa geografia fra il sud dell'Italia e il nord della Francia sono veramente tantissime. E quindi sì, è certamente un film collettivo, è un film in cui anche il protagonista è un po' invisibile e passa attraverso diversi dialoghi, cioè il film è molto costruito sul rapporto dialogico fra due entità, che sono sicuramente fra Stefano Levi e Carlo Levi, fra me e Carlo Levi attraverso Stefano, fra me e Stefano Levi, quindi con la riproposizione di questo rapporto di discepolato, di questa raccolta dell'eredità del Novecento mia attraverso Stefano, ma c'è anche il rapporto fra Stefano Levi e Carlo Ginzburg, fra Enzo il contadino e Sentinella l'agnellina, fra me e i contadini, quindi i registri narrativi sono anche diversi, e anche in questo sta la complessità del film, ovvero nell'alzare o abbassare il tono di questo dialogo, perché ovviamente quando il dialogo è nelle mani di Carlo Ginzburg e Stefano Levi ha un certo ritmo, ha una certa vocazione anche, quindi si rivolge sicuramente a un pubblico specifico, però poi ci sono anche altri interlocutori. Registri. Io di formazione sono architetto e lavoro in un archivio, quindi ho una passione per l'archivio, o penso che tanto amore per l'archivio, per la ricerca archivistica venga anche dalla mia esperienza. E
Quello che è stato più difficile nella costruzione di questo percorso di Carlo Levi è stato ricostruire delle zone grigie della sua vita, ovvero periodi in cui mancava documentazione. Ad esempio gli anni del fuoriuscitismo parigino, in cui lui più o meno dalla fine degli anni 30 al 43-44, lui frequenta molto Parigi, fa attività antifascista in forma clandestina, a contatto con Gobetti, con i fratelli Rosselli. Gobetti era già morto, però l'aveva fatto prima con Gobetti. Sì, lui in pratica a partire dal dibattito di giustizia e libertà che era nato qui a Torino segue questo flusso di intellettuali che si incontrano a Parigi, che trovano una forma, una modalità d'espressione in Francia. Ovviamente questa era un'attività clandestina non documentata, non ci sono tracce, quindi nel momento in cui non erano sufficienti i fondi archivistici o le testimonianze di persone che direttamente avevano vissuto queste esperienze, noi abbiamo dovuto intervenire sicuramente con il viaggio insieme a Stefano Levi e anche con altri strumenti che sono quelli dell'osservazione puramente artistica. Ad esempio Parigi è molto rappresentata dalla pittura, le scene parigine mostrano l'allestimento di una mostra di quadri di Carlo Levi che arrivano dalla Fondazione Carlo Levi di Roma e partono da Roma e arrivano a Parigi. Quindi nel momento in cui tutta la ricerca storica fatta attraverso le istituzioni museali, archivistiche o le realtà private non riusciva a restituirci dei frutti su cui poi innestare una drammaturgia, abbiamo usato altri strumenti di rappresentazione di queste realtà segnate dall'esperienza di Carlo Levi. Per farle comunicare, anche ci sono, per esempio, può esserci un terzo livello che è la pellicola contemporanea. Noi abbiamo anche girato in 16 mm oggi per restituire un dato espressivo pittorico dell'oggi, sia ad Alassio che in Basilicata abbiamo girato i 16 mm e quindi c'è l'archivio, c'è diciamo il contemporaneo digitale, c'è anche un contemporaneo onirico, evocativo di pellicola, quindi diciamo che sono tre i grandi mondi del film. Tanto lavoro di montaggio, diciamo 10 mesi, e con due, anche lì, due montatori e un assistente. Un assistente non che fa le messe in fila, ma che monta, quindi diciamo, e Carlotta Guarando, e quindi con cui abbiamo fatto già altri film. Quindi tanto lavoro, tanto pensiero, tante riunioni, tanto confronto, anche con Stefano Levi, dell'attore che ha visto il film in anticipo a fine luglio, ad Alassio, una proiezione che abbiamo fatto con un po' di persone della cerchia stretta, insomma, della famiglia, in una bella sede, una società di mutuo soccorso di sopra Alassio, di Solva. Bellissimo, una proiezione che è stata molto utile, che questo per gli autori è difficile, perché che tutti possano mettere parola, che tanti possano mettere parola, rende il film da un lato più aperto, più partecipato, dall'altro sicuramente più fragile, meno incisivo probabilmente, però nel rispetto del soggetto sono contento di aver fatto così e lo rifarei. Sì, questa collaborazione in realtà rivela anche tanto quale sia stato il metodo che noi abbiamo usato per la scrittura. Cioè, sicuramente abbiamo iniziato da soli, io ed Enrico come registi, facendo ricerca, e poi tanti altri ci hanno aiutato a ricostruire questa storia. Alcuni hanno scritto insieme a noi, alcuni hanno fatto ricerca di testi che noi non riuscivamo a trovare. Ad esempio Stefano Levi e Carlo Ginzburg ci hanno aiutati moltissimo in questo, quindi è stata veramente una scrittura partecipata. Parlo della mia esperienza da sola, perché c'è stata anche una fase in cui io stavo studiando un altro tema e ho incrociato Carlo Levi, che è diventato dominante nella mia ricerca. E io mi stavo laureando in architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio qui a Torino, avevo deciso di fare
una tesi su un borgo abbandonato lucano. Io di origine sono lucana, volevo tornare per restituire anche un po', per restituire qualcosa, anche non so, solo uno sguardo alla mia terra per cominciare a lavorare lì. Mi sono imbattuta in un borgo abbandonato per via di una frana nel 1963, che fin dagli anni 50 era stato usato come set cinematografico e quindi che ancora oggi viene usato per questo unico scopo. Ho conosciuto una popolazione di evacuati che viveva di fianco al cadavere del proprio borgo abbandonato e con un conflitto identitario che si associava al trauma geologico molto forte. La percezione del patrimonio di quelle persone era molto influenzata dall'immaginario cinematografico che era stato creato. Quindi loro non credevano, non avevano creduto che il loro borgo avesse un valore, scenografico, urbanistico, architettonico, fino a quando il cinema, con l'insistenza di set cinematografici, rigenerazione del territorio, perché queste sono anche occasioni per offrire lavoro ad un territorio che non ha molte occasioni, proprio per via di un mito di falso progresso industriale che si è realizzato in quel territorio e che si vede anche molto nel nostro film. E il film che più aveva segnato l'esperienza di queste persone, di vita e lavorativa, era Cristo si è fermato a Eboli, che era la riproposizione di questo, la trasposizione cinematografica del capolavoro Leviano, quando Levi era già morto. Quindi queste persone non hanno mai conosciuto Carlo Levi, lo avevano conosciuto attraverso Gian Maria Volonté che lo interpretava, e quindi c'era un rapporto con questa assenza molto forte nella loro memoria e che influenzava fortemente la loro percezione del loro patrimonio. Questi contadini sono finiti nel nostro film. E quindi i contadini che si vedono, Enzo e Filomena, conoscono Carlo Levi attraverso questa esperienza. Quindi, secondo me, ovviamente il percorso che avevamo cominciato io ed Enrico è precedente a questo episodio, però ha avuto una vera spinta, diciamo, proprio produttiva e fattiva. Quindi una forte motivazione è legata a questo recupero di quella identità, che era stata narrata da Carlo Levi, in cui alcune persone si sono riconosciute sicuramente nel Novecento e in cui alcune persone si riconoscono ancora. Quindi l'eredità per noi era evidente in quel territorio. La sfida è stata quella di cercare questa eredità anche negli altri territori. E stranamente noi ci siamo sempre stupiti piacevolmente di vedere che l'attenzione su Carlo Levi o la memoria, negli altri territori fosse ancora molto, molto viva. Per me personalmente era così, è stato proprio un regalo poter fare un film sul Novecento, cioè un film d'archivio, perché diciamo che il vettore Carlo Levi ti apre porte anche più importanti rispetto a un soggetto personale, ed è poi il limite stesso del film, come il discorso di prima, un artista che fa un film su un altro artista. Cioè, comunque, io ho 36 anni, io scrivo soggetti. Non, però mi interessa anche raccontare la vita di grandi personaggi che riteniamo importanti, però non è facile parlare dell'arte di un altro, e quindi per me era più, forse per questo anche che il film ha deviato molto su questo onirismo intorno a lui, nel senso che a me interessava parlare di Novecento e fare come una lezione di storia, nel senso tramite poi Ginzburg e Stefano Levi e l'archivio, nel senso che diciamo molto spesso che oggi la cultura, i giovani, ma in realtà tutti, è a un livello bassissimo, cioè noi abbiamo avuto una decadenza dagli anni, appunto, diciamo dalla morte di Levi, che è lo stesso anno della morte di Pasolini, erano anche molto amici Levi e Pianziano, ma sono anche molto legati, a parte che Pasolini è presente nel film, con un filmato di un film, un piccolo estratto di un film francese,
cioè Pasolini segue Levi, cioè prima c'è il Cristo, poi c'è il Vangelo secondo Matteo. Magari sembra, questo bisogna ricordarlo, il Cristo del 1945, il Vangelo del 1964. Pasolini fa il Vangelo perché ha letto il Cristo, poi ovviamente ci sono tante questioni. Quindi cioè, nel 75 noi perdiamo due, per motivi diversi, due colonne del pensiero, dico democratico, ma insomma del pensiero irriverente italiano. E un po' come così l'avvento del postmoderno, il berlusconismo, il ventennio della televisione, Craxi, Tangentopoli, no? Quello che ormai sono serie televisive di pop, in realtà c'è una decadenza a livello di massa proprio culturale incredibile, una sorta di uno spargimento di sangue proprio, nel senso, cioè Pasolini era pop negli anni 60. Levi era pop, e mi piace usare pop perché in Italia abbiamo avuto una cultura pop anche molto importante dal punto di vista artistico, ma anche letterario. E Levi nel 45 era un best seller completo, tradotto in 20 lingue. Non so a chi paragonarlo oggi, non voglio farlo il nome per non sporcarlo. Che cos'è un best seller oggi? Perché i Wuming non sono un best seller, che sono probabilmente la più importante cultura letteraria italiana. Saranno un decimo delle vendite di Carlo Levi. E non facciamo i nomi di chi vende come Carlo Levi oggi. Quindi, e non c'è solo Carlo Levi, c'è Calvino. Quindi, se pensiamo a questo, questo film è come se ci facesse, nella sua polverosità novecentesca, perché non crediamo mica che sia un film high-tech, un film neo-hipster, di nostalgia, di vintage, non è questo. È più una lezione di storia fatta da grandi professori, cioè noi siamo dei tramite, dei transfer praticamente, in cui diciamo ci rendiamo conto della decadenza dove siamo oggi, in cui facciamo fatica a percepire noi stessi un film che prima era la base della cultura italiana. E questo allora ci può far riflettere. Ci può far riflettere per proseguire. Per proseguire nel lavoro, nell'analisi, nella critica, nell'università, nel cinema. Rimanendo semplici, per esempio, c'è un forte dibattito in chiave anti-neoborbonica e meridiana, a favore di una visione meridiana o mediterranea, citando la professoressa Marcella Marmo, già ordinaria di storia. Non so se Federico II lo vedrà, faccio una gaffa, che è la moglie di Guido Sacerdoti, del poster Guido Sacerdoti, che è l'altro nipote. Qua di fianco c'è anche Stefano Levi, stanno giocando ad Alassio e costruendo questa statua di sabbia insieme a Carlo Levi. Noi nel film ricreiamo questa statua di sabbia, che è proprio un feticcio, un pretesto. Quindi Marcella Marmo parla molto di questo senso del dibattito nord-sud, progresso, rivoluzione, e secondo me questo è un film che ritira fuori molto questa questione anche sul sud del mondo. Perché a me dispiace aver rappresentato la Basilicata in una maniera estremamente archeostereotipica, ma non potevo rappresentare Matera, a parte che abbiamo fatto vedere il turismo, e questa è una parte anche molto politica. Oggi il confino è turismo, questa è la parte più politica del film probabilmente, e in questo senso forse non è così archeostereotipica la rappresentazione del meridione che abbiamo fatto, facendo vedere il turismo di Matera, diciamo, no? Con Matera capitale della cultura. Il confino è turismo. Carlo Levi è una stanza di un bed and breakfast, anche a Torino, è la stanza di tanti hotel, Sala Fenoglio, Sala Levi, Sala Pavese, no? E questo è memoria, così. Ma a Matera
è diverso perché non c'è industria in questo luogo, quindi l'industria diventa il turismo. E quindi questo apre un dibattito di grande sociologia che supera Levi, perché Levi non ha visto questo passaggio del turismo. E qui si apre una voragine su che cosa è il futuro. Il futuro non è più primario e secondario, cioè quindi non è più produzione agricola, produzione industriale, ma è terziario totale, addirittura terziario immateriale o virtuale. E in quel punto Alessandra, voce narrante, dalla Doppia Notte dei Tigli, che è un libro sulla Germania dell'Est, dice: sono più importanti i personaggi o la gente senza volto? E è chiaro che sono così allusioni molto, non dico complesse, più che altro profonde, e quindi non sono schiaffi in faccia, sono carezze di pensiero, e quindi ci vuole tempo. Però quest'anima anche sulla sociologia del turismo, il cambio, il confino che diventa turismo, credo sia un'anima, cioè non originale, nel senso del film, peculiare del film, e sull'oggi, e questa quasi futuristica invece che polverosa.